Buongiorno, gentili giudici e gentile pubblico. Inizio la mia confutazione riprendendo un concetto a lungo ribadito dalla squadra avversaria. I giovani devono risvegliare le coscienze. E concentrandomi su questo termine, per risvegliare la coscienza deve essere presente, cosa che i giovani non hanno, come vi abbiamo dimostrato, perché è durante il periodo della formazione, il periodo in cui loro sviluppano una coscienza critica. Venendo alle confutazioni, ci tengo a concentrarmi fin dall'inizio su quella che è stata il modello portato dalla squadra avversaria, un'assemblea interna che verrebbe scelta, quindi i giovani scelti, attraverso elezione democratica. Questo modello è un modello vago e lacunoso. Non ci è stato detto come i giovani avrebbero certezza di essere competenti per il ruolo che vi sono richiesti a rappresentare. L'interesse nella politica, rifiuto, l'interesse nella politica è diverso dalle competenze. E per chi è riuscito a notare, vi sono moltissimi passaggi che le proposte dei giovani devono fare prima di poter essere eseguite. Il passaggio per la comunicazione, il passaggio per l'economia. Quindi quello che sta portando la squadra avversaria è una continua limitazione del ruolo giovanile. Perché? Per limitarne i danni. Danni che verrebbero provocati dalla loro mancanza di competenza, cosa che la squadra avversaria non è riuscita a dimostrare. E concentrandomi adesso invece su quella assemblea settimanale, ci tengo a ricordare che la squadra avversaria sta portando come soluzione alla transizione ecologica, quindi qualcosa che è estremamente urgente, come loro stessi hanno giustamente riconosciuto, quella che è un'azione di comunicazione e propagazione di idee da parte di giovani, che poi venga eseguita, affiancata da dei membri senior, che poi venga approvata dal punto di vista economico. Questo non è importante, quello che è importante è la loro soluzione, una soluzione vaga e una soluzione che non risponde a quello che è un problema estremamente urgente. Prego. Potresti spiegare come sarebbe controproducente a questo punto? Grazie mille. Ci tengo a rispondere a questa domanda riprendendo il loro parallelismo con lo sport, ok? Per curare il nostro corpo abbiamo bisogno di attività sportiva, ok? Attività sportiva che richiede tempo, richiede impegno, ok? Quindi per la squadra avversaria quello che dovrebbe essere la preoccupazione verso il nostro Stato, verso la nostra politica, sarebbe un impegno settimanale, poche ore, una riunione a distanza, da remoto. Quello è l'impegno che propone la squadra, questo è il danno che voi arrechereste, questo è il limite che voi volete imporre ai giovani, i giovani che non hanno le competenze per avere i ruoli di cui voi state parlando. Per cui ci teniamo, noi rifiuto, per cui ci teniamo ancora una volta a sottolineare quanto l'interesse sia distante e diverso dalla competenza. E venendo invece alla posizione dei membri senior, secondo la squadra avversaria che si è autoconfutata, diciamo, all'interno degli stessi interventi, prima è stato detto che i membri senior non capiscono cos'è la transizione ecologica, non hanno un approccio giovanile, non si preoccupano, e poi è stato detto, diciamo, che non fanno abbastanza. Beh, da non preoccuparsi a non fare abbastanza ne passa di cose in mezzo. E quello che più mi ha fatto sorridere è stato che la squadra avversaria ha proposto una sfiducia grandissima nella politica, politica che è una delle attività più importanti, una delle attività, a detta mia e anche di tutta la mia squadra, più fondamentali all'interno della nostra vita. Per cui una sfiducia nella politica che è stata affiancata da un disegno dei membri senior come se fossero dei mostri, rifiuto, dei mostri che però dovrebbero affiancare i giovani nel loro ruolo. Per cui io vi chiedo in modo molto retorico, perché dovremmo far affiancare i giovani che secondo voi sono tanto pronti e tanto competenti da membri senior che andrebbero solo a rovinarli? Qual è il senso di questo modello? Qual è il senso di questo affiancamento? Quello che è stato sostenuto dalla prima speaker, rifiuto, è stato un esempio che mi è subito venuto alla mente. Per loro guidare la politica
pratica sarebbe come salire su un aereo, ok? Un aereo, e prendere il posto vicino al pilota. E semplicemente guardando il pilota, senza sapere come guidare, senza sapere dove ci si trova, senza sapere nulla di quello che si sta facendo, scambiarsi in questo gioco pericolosissimo il comando dell'aereo. E uno dice, ok, cosa può succedere di male? È il rischio alla vita di quelli che sono i passeggeri. E sapete chi sono i passeggeri di quegli improbabili piloti che la squadra avversaria ha proposto? Siamo noi, e siete tutti voi. Siamo tutti passeggeri dell'aereo della politica, politica che non può essere minimamente pilotata dai giovani. E sapete dove cade ancora di più il modello della squadra avversaria? Quando hanno parlato di competenze. I giovani hanno certe competenze e certi doveri, ad esempio quello di proporre delle idee, ad esempio quello di essere creativi, ok? Questi però non sono i doveri che sono richiesti ai membri senior, per cui molto logicamente membri senior e giovani hanno diversi doveri. E come possono avere le stesse responsabilità? Come può essere questo concerne alla mozione che stiamo trattando oggi, ponendo di base diversi doveri? Da diversi doveri devono conferire diverse responsabilità. Prego. Essere all'interno della stessa assemblea e quindi avere il dovere di diffondere le informazioni non significa avere lo stesso dovere nonostante avendo competenze diverse? Essere parte di un gruppo non significa che tutto il gruppo deve condividere la stessa responsabilità, perché se una persona non ha la stessa competenza di un'altra, ma entrambi sono chiamati a compiere la stessa scelta, come può una persona scegliere la cosa giusta senza avere le competenze? E quello che mi dispiace di più è che la squadra avversaria ha tralasciato completamente chi ci rimetterebbe, i cittadini, tutti noi. Mentre noi vi abbiamo dimostrato che i giovani non sono pronti ad entrare all'interno di questi organi, noi vi abbiamo dimostrato che i giovani si devono formare, devono sviluppare quella coscienza critica per risvegliare la coscienza del popolo, ma non all'interno del governo. Come possibile promotore di proposte, di rivolte, come vi abbiamo dimostrato all'interno della nostra argomentazione, i giovani hanno il ruolo propulsivo che è stato affidato ed è stato conferito anche dalla stessa squadra avversaria. Ma questo ruolo lo hanno già. La squadra avversaria non ha minimamente aggiunto nulla a quello che è lo status quo, perché i giovani già adesso possono proporre, già adesso sono promotori di idee. Perché? Perché si formano. Quindi andrebbero addirittura a peggiorare lo status quo, ed è per questo che il loro modello è un modello dannoso, mentre io e la mia squadra vi abbiamo dimostrato la verità, ovvero i giovani non sono pronti a far parte degli organi governativi proposti alla transizione ecologica. Vi ringrazio.